È una storia lunga. La squadra della mia famiglia era Liverpool. Io ero al Heysel Stadium in 85. Sono andato in Italia quest'estate e ho bruciato la mia sciarpa rosso e bianco di Liverpool a Torino, and I became a socio della Juve Club, primo amore, Juventino. Per vergogna, per penitenza. Questa era la nascita di Brexit, questa serata a Bruxelles, secondo me. Dopo, cinque anni dopo, sono arrivato come corrispondente per The Guardian a Roma e ho incontrato una napoletana. E lei mi ha spiegato un po' che cos'è la Juventus. E abbiamo visto insieme our first date, come si dice in inglese. Napoli 4-5, Juventus 1, Coppa delle Coppe. C'era una tempesta incredibile. That night I became napoletano di cuore. E abbiamo fatto una, due o tre stagioni di abbonamento sulla curva B. E ogni sera sono Ufficio, Roma Termini, Mergili. La prossima la mattina, Mergellina, Roma Termini. I used to, come si dice in inglese, pretend al mio editore che stavo a Roma, no, stavo a Napoli. Ho perso la donna, mi ho tenuto la squadra. Si può divorziare un marito, una sposa, ma non si può divorziare la squadra di calcio. E speriamo bene. Le previsioni sono giochi di imbecilli, secondo me. Come si dice in spagnolo, vamos a ver. No, però, dobbiamo vincere per Napoli, per Italia, per Europa. Per mostrare contro questi imbecilli dell'abominazione di Brexit che il calcio adesso non è your Premier League, it's Napoli. Dobbiamo vincere per l'onore del calcio italiano, del club del Napoli e per Europa. Forza Napoli and fuck Brexit and fuck Arsenal.